con Luca Conigni alla ripresa degli allenamenti. Luca, già 9 gol in campionato, capocannoniere del torneo, tanto lavoro per la squadra. Possiamo dire che è stato un buon avvio di campionato per te. Sì, sicuramente personalmente sono contento, soprattutto perché per ora sono riuscito a giocare con continuità, senza problemi, quindi poi dopo sono arrivati anche i gol. Dispiace magari che abbiamo lasciato qualche punticino per strada, però la vittoria di domenica sicuramente ci ridà fiducia che abbiamo avuto sempre, però magari ecco, l'ultimo pareggio aveva lasciato un pochino di scorie le abbiamo tolte, quindi va bene. Per te una lunga carriera con tante casacche in giro per l'Italia, la vogliamo un attimino ripercorrere insieme? Sì, io ho iniziato il settore giovanile, ho fatto tutto il settore giovanile ad Ascoli e poi ho girato un pochino, sono andato a Mezzo Corona, la vecchia C2, poi la Paganese e poi ho avuto un infortunio e sono ripartito da Tolentino in Eccellenza, poi ho fatto Materica in Serie D e poi 3 anni ad Ancona dove magari ho avuto un altro infortunio che mi ha fatto perdere un pochino di tempo, poi sono andato a Fermo, che praticamente a casa, dove sono stato 5 anni con una piccola parentesi a Siracusa. E poi l'anno scorso in Serie D ho diviso tra Legnago e Forlì, dove non è stata un'annata particolarmente positiva, però ecco, poi è venuta la scelta di Giulianova, dove avevo voglia di rimettermi in gioco e dove mi ha convinto l'entusiasmo che ho percepito dal primo giorno che sono qui, quindi sono contento. Domenica si torna al Fadini contro il San Buceto, si inizia già da oggi, ma già da domenica sera a preparare la gara. Che partita ti aspetti? Ma partita come tutte le altre, cioè complicata, perché sappiamo che soprattutto in casa le squadre principalmente tendono a chiudersi e magari a concedere pochi spazi e non dobbiamo magari commettere gli errori che abbiamo commesso magari con il Castelnuovo. Sicuramente tornare al Fadini ci dà qualcosa in più a livello di stadio, di clima e un ambiente che ti trascina sicuramente nei momenti di difficoltà, quindi con l'appoggio dei tifosi dobbiamo cercare di continuare nelle vittorie anche in casa e questa sarà la partita, non dobbiamo innervosirci e cercare di giocare per portare a casa la vittoria.